Siamo qui ad Help abbiamo l'onore di presentare in anteprima dal disco di prossima uscita il 15 gennaio Troppi Carciofi nel tuo patè il brano Ramino, i De Massacros. Era un tempo quando Ramino, lo spirito della demenza, che da sempre aveva avuto posto nell'Olympus insieme alla... Oh, cosa succede? No, scusa, Red, c'è stato un attimo un'incongruenza musicale. Cosa è successo? Stai qui? No, guarda, un attimo solo, ritorniamo un attimo indietro e magari ricominciamo da capo. Scusate, sono gli imprevisti della diretta. Gli imprevisti. Su Milo Lenoso putava aveva Hermes adec asne male doti ripsoi oni marotau omet nuare applausi, sempre molto spontanei. Scusateci, questo è il bello della diretta. Succedono queste cose, ma noi siamo contenti. Quando Ramino, lo spirito della demenza, che da sempre aveva avuto posto nell'Olympus insieme agli altri spiriti, evidentemente anche giapponesi, venne cacciato malamente sotto l'accusa d'aver condotto l'intera sua esistenza all'insegna della più assoluta denigrazione e per aver sin da giovane stretto un'incestuosa amicizia con San Giovese, dio del vino, e San Patrignano, dio delle droghe leggere. Essere fatto nonché umiliato, per secoli Ramino rimase in disparte, meditando la sua vendetta, dura vendetta. Ora il dio Ramino frutto su di voi e si incarna nell'anima dei 37 e soprattutto nel sudore del loro batterista Terry Figante. Thank you.
un simile episodio, Ramiro fu trascinato in tribunale, dove venne giudicato dalla moglie di Zeus, Zopas. E neanche il migliore degli avvocati difensori poté scagionarlo dall'accusa rivoltagli. Da qui il famoso proverbio: Zopas li imprigiona e nessuno li scagiona. Accusa di atti scemi in luogo pubblico, travestimento illecito, etilismo, divieto di sosta, strapazzi notturni, ringraziamenti illeciti, capelli incolti, sguardo sconvolto, colore chiaro, orifizio pulito. Ramiro! Effettivamente è una bella invenzione. Obiezione, vostro onore, l'avvocato sta sviando il testimone. Accolta. Signore e signori, i De Massacros. De Massacros, più che un brano, Ramino, era un'intera suite, lato A, lato B, tipo quelle dei Pink Floyd, Echo e Samma Gamma, o oh no, Samma Gamma non era una suite, comunque, o oh, Dark Side of the Moon. Sì, tipo quello dei Pink Floyd, più o meno. Metal. Tipo, esatto. Metal. Erano i De Massacros. Ti è piaciuto? Sì, e avete rotto anche una corda. Yes. Hai rotto una corda. Ci tenevamo molto che ti piacesse. Ero preoccupato, perché è ripartito dicendo avete anche rotto, allora lì. Una corda no, invece. Avete rotto una corda. Ci siamo sollevati un attimo. De Massacros dal prossimo disco che uscirà, Troppi carciofi nel tuo patè. E adesso linea TMC2, poi torneremo qui su Help.